inevitabilmente, passeggiando tra i negozi, l'occhio cade nei vari banchi gelati che abbondano di goloserie di ogni tipo e di ogni colore. Non sempre però si riesce a trovare il gelato perfetto, proprio quello che fa il caso nostro e che riesca a soddisfare le nostre esigenze, come ad esempio i gelati senza lattosio o i gelati adatti all'alimentazione dei vegani. Quindi io vi suggerisco di passeggiare di fronte ai banchi dei gelatai con un bel gelato al cioccolato preparato con le vostre mani, ma non un gelato semplice, un gelato senza lattosio, senza colesterolo e senza grassi di derivazione animale. Prepariamolo insieme! Per preparare 6 porzioni di gelato al cioccolato senza lattosio, quindi vegano, sono necessari 500 ml di latte di soia, 250 ml di panna vegetale, 150 g di zucchero semolato, 25 g di destrosio, 5 g di farina di semi di carube, che sarà il nostro addensante per gelati, 10 g di inulina, che ci permette di ridurre la quantità di grasso all'interno del gelato stesso, per finire 50 g di cacao amaro in polvere. Prepariamo dunque il gelato al cioccolato vegano. In una casseruolina mettiamo il latte di soia, meglio se autoprodotto, poi panna vegetale, 250 ml, perfetto. Aggiungiamo ora gli zuccheri, il destrosio, che ci abbassa il punto di congelamento della massa, ormai abbiamo iniziato anche a conoscerlo per bene. Lo zucchero semolato, mescoliamo sempre e ora aggiungiamo a freddo il nostro stabilizzante per gelati, ovvero la farina di semi di carube. La farina di semi di carube si disperde bene, come vi dicevo prima, sia a caldo sia a freddo. La sua dispersione a freddo non genera però problemi perché è insolubile, quindi non dà agrumi. Però è consigliato mantenere gli 80 gradi per almeno 2 minuti per la sua completa solubilizzazione e per fare in modo che il nostro stabilizzante per gelati riesca ad esercitare al meglio la sua capacità addensante. Ora possiamo scaldare il nostro composto e con il termometro per alimenti misuriamo la temperatura. Quando raggiunge i 45 gradi possiamo anche aggiungere l'inulina. Nel frattempo continuiamo a mescolare. Raggiunti i 45 gradi, come vi dicevo prima, possiamo anche disperdere la nostra inulina. Perfetto, così. Ora, lentamente aggiungiamo anche il cacao amaro in polvere che io ho precedentemente setacciato. Mi raccomando, setacciatelo, altrimenti insomma magari vi si formeranno dei grumi e non è proprio il massimo. Lo aggiungete piano piano il composto, sempre mescolando, sempre mantenendo anche una fiamma abbastanza sostenuta. Per solubilizzare al meglio la nostra farina di carube, poi manterremo per almeno 2 minuti gli 80-85 gradi. Abbiamo portato la nostra miscela prima a 80 gradi, poi a 85 per la pastorizzazione, quindi per la corretta conservazione del prodotto finale. Ora lasciamo completamente raffreddare il nostro gelato al cioccolato vegano per circa 6-12 ore, prima a temperatura ambiente, poi chiaramente in frigorifero, per la fase di maturazione, in modo che tutti gli ingredienti secchi si riescano ad idratare perfettamente e per ridurre anche il rischio di formare dei cristalli di ghiaccio nel gelato finale. Dopo 6-12 ore di raffreddamento, vedete, questo è il risultato. Chiaramente la crema si è addensata. Ora possiamo trasferirla all'interno di una gelatiera, facendo attenzione magari a non sporcare ovunque, e le lasceremo mantecare fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Dopodiché lo lasceremo raffreddare il nostro composto, per meglio rapprendere in freezer per almeno mezz'oretta. Bacco, se è buono! Questo gelato è la dimostrazione che non è poi così importante utilizzare latte vaccino, panna fresca o uova per ottenere un dessert fresco e goloso proprio come questo.
Bilanciando correttamente grassi e zuccheri abbiamo ottenuto un risultato veramente da leccarsi i baffi. Ah, dimenticavo, la cialda è preparata completamente senza uova, 100% vegetale. Go vegan!